Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale e benvenuti al solito garage e il solito glitch dei sogni. Allora, mettete l'auto in questa posizione, come avete visto io mi teletrasporto in macchina, quindi non c'è neanche più bisogno del veicolo Pegasus. Strappate uno sportello al veicolo in maniera tale da rendere più veloce la discesa dal veicolo e salire molto più rapidamente nel nostro veicolo personale. Ovviamente un posto libero in garage e un'auto raccolta per strada, che è quella che sto usando io, altrimenti il glitch non andrà a funzionare. E cosa dobbiamo fare? Una volta strappato lo sportello andiamo a dare un paio di botte giusto per alzare il cofano, per vedere bene la fiammella quando si accende, e continuare come sempre. Allora, perché strappo lo sportello io? Per facilitare la discesa, come ho già detto, dal momento che il lag è stato velocizzato, o meglio, lag ancora, però è in maniera molto più veloce, quindi dobbiamo essere ancora più veloci di prima a fare questo glitch, altrimenti non riuscirà. Dopodiché andremo comunque a sparare al veicolo fino a che non vedremo o il fumo o comunque la famosa fiammellina che si sta per accendere il veicolo, e appena fatto questo potete sparare con qualunque arma, io sto sparando col cecchino da tiratore, e appena fatto questo salite il piccolo lag come avete visto a destra sul pallino azzurro e vi ritroverete in macchina, cioè vi ritroverete in macchina, dovrete salire in macchina e vi ritroverete in garage ragazzi con la vostra auto duplicata. Uscirete fuori, andrete a prendere l'altro veicolo che rimarrà fuori, insomma, che vi spawnerà fuori, e dopodiché il gioco è fatto, il glitch è fatto. Vi raccomando di farlo con auto non di lusso, come nel video in precedenza vi ho spiegato, fatelo con auto non di lusso, perché con auto di lusso potete venderla solo una volta a prezzo pieno e dopodiché il clone ve lo date in faccia, perché non è più duplicabile, non vale più un cazzo ragazzi, ve lo potete solo tenere o sostituire, altro non potete farci, quindi vi consiglio di farlo con auto di lusso, non di lusso, scusate, che cazzo sta dicendo, con auto non di lusso. Quindi niente, il glitch è abbastanza semplice diciamo, solo che purtroppo la Rockstar con questa patch ha cercato di ridurre il lag, ma non del glitch, ma proprio il lag del gioco in generale, non è che sono andati a mirare questo glitch in particolare. Vi faccio vedere la patch ragazzi, in maniera tale che vi rendiate conto che non vi sto riproponendo il solito video, il video vecchio o stronzate varie, perché magari qualcuno può pensare ma questo è il video, no, non è vero un cazzo, questo è il video della patch 1.24 ragazzi, come state vedendo, quindi il glitch funziona ancora. Io non so che altro dirvi, quindi provate ragazzi, dovete provare, avere un pochino di pazienza e sicuramente il glitch vi riuscirà. Come io dico sempre, in tutti i glitch ci vuole pazienza e la pazienza verrà premiata ragazzi, quindi approfittate ancora di questo glitch finché funziona. Spero di trovare altri glitch migliori, magari un pochino più facili da fare per tutti. E per questo video è tutto, un saluto da Maxi e al prossimo glitch, ciao a tutti.